Guerra, violenza. In genere c'è l'illusione che basta contrapporre un sistema etico più o meno presunto universale a quello che di fatto è distruzione, le guerre. Ce ne sono tante, ultime, frequenti, insistenti, vicine, e ancora fondamentalmente si pensa che per contrastarle basta riferirsi a dei sistemi etici che propongono come sistema fondamentale la pace, l'amore, eccetera. Naturalmente, ideologia non funzionale. Il punto chiave è che la violenza è un sistema particolarmente efficiente che deriva dall'evoluzione. In pratica ogni organismo ha per sopravvivere questo meccanismo fondamentale, quello che serve ad acquistare energia o a eliminare il pericolo. La violenza serve a qualunque organismo per acquisire gli strumenti fondamentali per la sua sopravvivenza. Quindi questa è un'eredità. D'altra parte esiste anche, come dire, la rappresentazione antropologica della violenza, che è di fatto una costruzione, appunto, che semplifica, che riduce la complessità del reale. La violenza è in ogni caso all'origine anche di tutti i sistemi etici che noi pretendiamo in effetti come naturali. Ogni comunità, ogni società nel tempo afferma dei valori, diciamo così, in base a cui presume di poter stabilire le condizioni di ordine, diciamo pure di pace. Naturalmente ogni ordine è opera umana, per dirla in greco, taxis. Mentre ogni proposta ideologica è che quello è cosmos, cioè un ordine naturale. In effetti, vediamo cosa oggi sappiamo di questa roba, attingendo a delle fonti di studiosi che si sono occupati della ricerca. Vetulene. Nella rivista di psichiatria polacca del 2013 propone questo tipo di rappresentazione. Leggiamo, pagina 103-113. L'aggressività è la reazione sociale più frequente nel mondo animale e umano e gioca un ruolo essenziale per la selezione dell'individuo più dotato. Il mutamento delle condizioni sociali nell'evoluzione della civiltà umana ha reso alcune forme di aggressività controproducenti. Anche se il meccanismo neurobiologico di espressione dell'aggressività non è fondamentalmente mutato negli ultimi stadi dell'evoluzione umana. I due differenti tipi di aggressività, quella emozionale, che serve principalmente come minaccia, e quella razionale, predatoria, utile al raggiungimento di uno scopo nel modo più efficace, hanno retroterra neurobiologici e anatomici differenti e si inibiscono a vicenda. L'aggressività è modulata da molteplici sistemi neurotrasmettitori ormonali, dove però il ruolo più rilevante sembra essere svolto dal testosterone, ormone implicato nel comportamento dominatore, e dalla serotonina, la cui carenza induce un aumento della impulsività. Wolfgang Psofsky, Saggio sulla violenza, 1998, Einaudi. La moralità e l'etica sono tentativi della società di sostituire il controllo culturale del comportamento al controllo biologico di cui siamo in genere privi. La società trova utile impedire l'omicidio
quando potrebbe sconvolgere il regolare svolgimento dell'organizzazione sociale umana. Ma quando ritiene che sia nel suo interesse uccidere, le limitazioni in genere invocate culturalmente vengono facilmente accantonate. Perché ci mancano inibizioni efficaci contro l'omicidio? Abbiamo armamenti molto più letali dell'animale più pericoloso, ma essendosi sviluppati secondo un'evoluzione culturale anziché biologica, ci mancano quei necessari controlli comportamentali che la selezione naturale avrebbe garantito. Il massacro è l'antistruttura sociale per eccellenza, una comunità emozionale al di là di qualsiasi morale. Il bagno di sangue crea uguaglianza sociale e cameratismo. Nell'atto dell'uccisione collettiva si concentrano in un unico punto le forze di tutti gli individui. Ciascuno diventa uguale agli altri. Ciascuno è come l'altro. Il massacro è un teatro dell'uguaglianza originaria. Nell'ebbrezza dell'uguaglianza sono cancellate le differenze. L'orgia di sangue fornisce ai carnefici una nuova identità comune, poiché ciascuno è come l'altro, ciascuno non è più colui che era. Nel momento in cui gli uomini sono totalmente liberi, tutt'uno con se stessi, sono completamente uguali agli altri mostri. La fede nei diritti umani inalienabili è un fenomeno di recentissima data. La sua diffusione è limitata e la sua efficacia per nulla assicurata. La fede nella civilizzazione è un mito eurocentrico in cui la modernità adora se stessa. È una fede priva di qualsiasi fondamento reale. I selvaggi, prima di essere massacrati, non erano assolutamente selvaggi, come questo mito sostiene. E i civili non sono affatto miti come loro stessi vorrebbero apparire. Alberto Casadei, Romanzi di Finisterre, Narrazione della guerra e Problemi del realismo, 2000, Carocci. Il primo motivo per cui la guerra è un tema fondamentale per la letteratura di ogni tempo va rintracciato nella sua assoluta rilevanza antropologica e culturale. Oggi ci si oppone alla guerra a causa della sua irrazionalità, della sua capacità di distruzione totale, ma spesso il dominio dei mezzi audiovisivi fa sì che la nostra percezione risulti solo virtuale ed eventualmente emotiva. Le immagini della guerra del Golfo, 1991, la prima ripresa in diretta televisiva, hanno fatto credere a molti di capire ciò che stava accadendo, pur senza compiere una reale esperienza. E in questo contesto la letteratura può forse ancora riuscire a proporre una interpretazione degli avvenimenti, indagando il loro versante nascosto, non riducibile all'esteriorità visibile. James Hillman, Un terribile amore per la guerra, Delphi 2005. Il modo migliore per mettere la guerra fuori combattimento è forse quello di conoscere in modo più intimo il desiderio che se ne ha, la bellezza in essere racchiusa, il piacere che se ne prova. Seguire gli stratagemmi di Afrodite per far breccia nel cuore di Ares, così da imparare cose nuove sul suo fascino. E se è possibile penetrare il segreto della guerra, potremmo anche scoprire altri modi di soddisfare le sue richieste, altri modi di andare in guerra senza andare letteralmente in guerra.